Fernando Valvassura è il commissario tecnico della nazionale italiana Canada Riva dal 91. Nato a Savona il 19 ottobre del 53 e cresciuto con la pesca nel sangue, ha iniziato la sua carriera agonistica all'età di 14 anni. Una quindicina di volte nazionale, Nando ha vinto il campionato italiano a squadre nel 75 e nell'86. Nell'88 si è aggiudicato il trofeo d'eccellenza. Attualmente gareggia per la Lega Navale Italiana Platil di Varazze e collabora con due importanti riviste del settore. La pesca in mare della scogliera è certamente la tecnica di pesca più diffusa, praticabile in ogni stagione dell'anno ed accessibile a tutti. In questo filmato vedremo alcune tecniche di pesca sia da una scogliera artificiale in acque ferme che da una scogliera naturale verso il mare aperto. I sistemi di pesca che andremo ad analizzare sono rivolti sia alla cattura di pesci stanziali che vivono abitualmente nel sottocosta che a quelli che solo saltuariamente si avvicinano ai bassi fondali. Quanto espresso di seguito è il frutto di decine di anni di esperienza sia a livello agonistico che amatoriale, tutto indirizzato ad esaltare l'aspetto più sportivo di questo meraviglioso hobby. Ci troviamo sull'isola d'Ischia, nell'arcipelago partenopeo. Qui la fusione delle moderne strutture turistiche con le antiche costruzioni che profumano di storia, segno evidente delle civiltà che nel corso dei secoli si sono succedute sull'isola, non è stata come in altri posti traumatica, ma al contrario naturale. Oggi ci recheremo a pescare nel porto di Casamicciola, a circa 10 minuti di auto dall'abitato di Ischia. Una scogliera artificiale all'interno di un porto, degradante su un fondale di 5-6 metri, è l'ambiente ideale per la pesca del mugine. Le acque ferme e ricche di sostanze organiche, infatti, favoriscono la presenza di grossi banchi di questi pesci, particolarmente diffidenti ed insidiabili tutto l'anno. L'attrezzo più idoneo e sportivo per questa tecnica è la canna fissa leggera ad azione di punta. Un diametro di base contenuto ne favorisce la maneggevolezza. Il cimino deve essere sensibile e in grado di neutralizzare le fughe dei grossi pesci. Il mercato oggi offre prodotti con ottime caratteristiche tecniche, accessibili ad ogni tasca. Per la pesca del mugine esistono diversi tipi di galleggiante. Io preferisco la forma a pera rovesciata, che è il giusto compromesso tra tenuta e sensibilità. Le lenze costruite con la torpille e i pallini assicurano un'entrata in pesca più rapida e sono utili in presenza di corrente o di disturbo da parte dei pesciolini. Consiglio comunque l'impiego delle corone di soli pallini. Consentono infatti, per la loro morbidezza, una presentazione dell'esca molto più naturale. I terminali non devono essere inferiori agli 80 cm e vanno costruiti con monofili sottili dallo 0,10 allo 0,14 al massimo. La scelta del luogo di pesca va fatta in funzione dell'uniformità del fondo, per essere certi di pescare sempre sulla nostra pastura. L'esca infatti deve lavorare a 15-20 cm dal fondo stesso. Vale quindi la pena di spendere qualche minuto in più per questa importantissima operazione. Per richiamare e trattenere sul posto di pesca prescelto il banco dei muggini, Nando impiega una pastura la cui ricetta è molto semplice. Si impasta infatti insieme alle sarde macinate e salate una eguale quantità di pane raffermo, bagnato, strizzato e passato nel passaverdura. Dopo aver amalgamato per bene il tutto, si aggiunge uno sfarinato facilmente reperibile in commercio del tipo fondomare per asciugare l'impasto. Quest'ultima aggiunta andrà fatta gradatamente, onde evitare che la pastura si indurisca troppo. La densità ottimale è quella che consente di poter modellare una palla delle dimensioni di un'arancia in grado di raggiungere quasi intera il fondo. È consigliabile fare una prova con una palla di pastura in pochi centimetri d'acqua per valutare quanto tempo impiega a sciogliersi ed il suo effetto in acqua. Per esca, Nando impiegherà il pane a fiocco, innescato su ami del numero 16, montati sul filo dello 0,12. La preparazione del pane è un'operazione che richiede una certa dose di pazienza e di precisione.
Dopo aver lasciato che il pane si sia inzuppato uniformemente d'acqua, lo si strizza con la massima cura cercando di mantenerlo intero. Quindi, pian piano, si disfa la treccia riponendo i pezzi così ottenuti in uno straccio asciutto. Si arrotola poi lo straccio contenente il pane ed infine si strizza energicamente. In questo modo il pane può essere tirato fuori poco per volta durante la pesca. La lenza è fissata al cimino della canna mediante un asola a stringere e fermata con una guaina in silicone, un sistema semplice e sicuro che permette di cambiare la lenza in ogni momento, senza accorciarla o danneggiarla. Finalmente, ecco giungere il momento tanto atteso, quello della pesca vera e propria. Nando lancia ancora una palla che andrà ad incrementare la pastura pesante, una decina di grosse arance, lanciate dopo aver misurato il fondo. A questo punto non resta che attendere la prima abboccata, che se tutto è stato fatto per bene non dovrebbe tardare. Tuttavia, se la zona di pesca prescelta non è normalmente pasturata, i pesci potrebbero stentare ad entrare. Ed in effetti, il primo pinnuto ad abboccare è un pesciolino. Nando lo libera velocemente dall'amo e lo lascia andare. A ben altre prede sono rivolte le sue attenzioni. L'innesco del fiocco di pane si effettua staccando dal resto della treccia una strisciolina o fila del diametro di una sigaretta. L'amo viene inserito delicatamente all'estremità della striscia, quindi si riprende una o due volte. L'operazione si ripete anche per il secondo amo. Nel frattempo, la costante pasturazione, al ritmo di una palla ad ogni lancio, ha richiamato a galla una grande quantità di pesciolini. Per invogliare il pesce ad abboccare, specialmente quando si opera in acque ferme o quasi, si effettua la cosiddetta trattenuta. Il galleggiante viene di tanto in tanto richiamato e rilasciato, in maniera che i bocconi, di conseguenza, prima si alzino e poi ricadano naturalmente verso il fondo. Ma ecco finalmente una mangiata. Nando ferra prontamente. Ha allamato qualcosa di grosso. Il vettino, tuttavia, evidenzia delle strane reazioni da parte di chi sta tirando dall'altra parte del filo. Non sembrerebbe un mugine. Ad ogni buon conto, il recupero del pesce viene fatto con la massima attenzione. Il mistero è prontamente svelato. Sono due pesci di piccola taglia, evidentemente i primi a giungere nel raggio della pastura, entrano senza difficoltà nel capace guadino. Vengono poi slamati e messi nella nassa. Non è infatti conveniente rilasciarli subito. Potrebbero far scappare gli altri pesci del banco. Nando sta pescando seduto su di un comodissimo banchetto che gli permette di avere tutta l'attrezzatura, la pastura e l'esca a portata di mano, senza dover ricorrere a pericolosi equilibrismi sugli scogli. Attesa durata 5 anni, un match saltato nel 91. Nino, benvenuti. Adesso la resa dei conti, come si usa dire in gergo. In volta quasi meccanicamente. Deve per forza essere entrato sulla pastura un banco di piccoli mugini. La mangiata veloce e la ferrata a vuoto sono la prova che non sono ancora arrivati i pesci di taglia. Quando arriveranno i grossi calibri, infatti, i pesciolini spariranno dalla circolazione e allora sarà un'altra musica.
Nando continua con pazienza la sua azione. È sicuro che prima o poi il pesce grosso entrerà in pastura e che non tarderà. Un inizio di abboccata è segnalato dal galleggiante che si stara. La trattenuta conferma la mangiata e la ferrata arriva pronta. Dal modo di tirare è subito chiaro che non può trattarsi di un mugine. Deve senz'altro essere un sarago, un pesce che tira in maniera sproporzionata rispetto alla sua mole e combatte fino all'ultimo. La sua potenza è esaltata dalla leggerezza delle attrezzature impiegate. Infatti, è un sarago testa nera. Fa la sua apparizione per un attimo in superficie per poi ripartire verso il fondo. Ma la sua vitalità è ormai ampiamente dominata dall'attrezzatura e dal polso di Nando. Dopo pochi istanti, il guadino mette la parola fine alla fase di recupero. Con l'esperienza è facile riconoscere dalle prime fasi del combattimento o anche dal modo in cui affonda il galleggiante quale sarà il nostro avversario. Il pesce viene slamato delicatamente e riposto nella nassa. Innescati nuovamente gli ami, si ritorna in pesca. La lenza molto morbida si distende lentamente verso il fondo, sempre seguita da una piccola palla di pastura. Una breve trattenuta e il galleggiante si inabissa velocissimo, a cui fa seguito l'immediata ferrata. È un altro cefalo di piccola taglia che dopo una veloce fuga laterale in superficie finisce nel guadino. Trascorrono alcuni minuti senza abboccate. Potrebbe essere un segnale che qualche pesce di taglia è giunto in pastura e la minutaglia si è momentaneamente allontanata. Infatti, il pesce grosso, più diffidente, è molto più lento ad arrivare in pastura. Poi, finalmente, un'abboccata. Nando è costretto ad alzarsi dal panchetto per assecondare la prima violenta fuga del pesce. La lenta e continua trazione verso il fondo evidenzia che si tratta di un mugine. È molto importante, nei limiti che ci consente l'attrezzatura, cercare di tenere sempre la canna alta, in modo che la sua elasticità possa stancare il pesce. Nando, in questa fase, si aiuta tenendola con due mani per non farsi prendere di punta e strappare facilmente il sottile terminale. Dopo pochi minuti, il pesce è a galla, anche se non ha ancora esaurito tutte le sue energie. In questa fase è molto importante mettere il guadino in acqua solo quando il pesce è esausto, per evitare che alla sua vista, spaventato, con un'ulteriore fuga ci colga di sorpresa e riesca a liberarsi. Si tratta di un mugine di circa 400 grammi, che ci fa ben sperare in altre catture. Anche durante il combattimento, soprattutto se dura alcuni minuti, è fondamentale non dimenticarsi della pasturazione per mantenere il banco di pesci che, disturbato dalla cattura, potrebbe allontanarsi a portata di canna.
Dopo aver innescato nuovamente, torniamo in pesca ricchi di speranza. Un'altra boccata, e questa volta sembra davvero qualcosa di grosso. La canna si piega fino al limite, e Nando fa non poca fatica per riuscire a sollevarla e non farsi prendere di punta. Il grosso pesce non gli dà un attimo di tregua e non ne vuole minimamente sapere di andare verso la superficie. Finalmente un pesce all'altezza della situazione, un muggine di circa 1 chilogrammo di peso, che con grande maestria Nando riesce a portare in superficie dopo un lungo combattimento sul fondo. Bisogna fare sempre molta attenzione a tenere il pesce lontano da rocce che si alzano dal fondo o dalle tane dove il pesce potrebbe far toccare il monofilo in tensione rompendolo facilmente. Ancora qualche sfuriata e finalmente il pesce arriva a portata di guadino. Veramente un bel esemplare, a conclusione di un'ottima giornata di pesca. Un promontorio che si stacca da una scogliera naturale è senza dubbio un passaggio obbligato per tutti i pesci, in particolare per le specie che vivono a galla e a mezz'acqua. La presenza di forti e diverse correnti porta costante nutrimento e crea condizioni ideali di pesca per sarghi, branzini e occhiate in tutte le stagioni. La pesca con canna bolognese con galleggiante è la tecnica più diffusa e divertente. I migliori risultati si ottengono durante le ore notturne, tuttavia anche di giorno, in particolari condizioni, si possono ottenere piacevoli sorprese. Una canna bolognese di almeno 6 metri di lunghezza ci permetterà di mettere in pesca una lenza leggera anche quando c'è vento contrario e di avere ragione di prede importanti che altrimenti potrebbero intanarsi in fase di recupero. Alla canna andrà abbinato un mulinello proporzionato, a bobina conica, veloce e con una buona flessione. In questo tipo di pesca, specialmente in condizioni di mare calmo ed acque limpide, la presentazione dell'esca è la variante più importante. Un lungo terminale dello 010-012 ed una lenza costruita con tanti pallini a scalare, in grado di nascondere la nostra esca tra i bigatini lanciati con la fionda, è l'unico sistema per ingannare anche i pesci più diffidenti. In tali condizioni utilizzo un galleggiante affusolato piuttosto sensibile, dalla portata da 1 a 3 grammi, in funzione della profondità e della corrente. In assoluto è uno dei sistemi di pesca che preferisco, poiché lascia moltissime chance di vittoria al pesce. Nando ci mostra ora l'innesco di 2 bigattini su di un amo del numero 16, uno calzato e l'altro a penzoloni. Troviamo su di un promontorio naturale in località Punta Caruso, tra i comuni di Lacco Ameno e Forio, sul versante nord-ovest dell'isola.
Anche in questa tecnica, la pasturazione è alla base del risultato. Nando utilizza una capiente fionda per lanciare le larve alla distanza di pesca. Verificata la piombatura della lenza e la profondità del luogo di pesca, sentiamo cosa ci consiglia il nostro campione. Utilizzando un tipo di lenza come quella con cui sto pescando, per far sì che questa non si imbrogli, è necessario trattenerla un momento prima che questa tocchi l'acqua. Dopo qualche fiondata di bigattini, trascorrono alcuni secondi e finalmente arriva la prima abboccata. La lunga bolognese e la postazione elevata ci consentono di governare al meglio il pesce tenendolo lontano dalle rocce. È un sarago reale di buona taglia. Insieme alle occhiate, è quasi sempre una delle prime specie a entrare in attività sulla pastura. Un perfetto controllo dell'attrezzatura lo porta, dopo vari tentativi di fuga, al guadino. Davvero un bel esemplare, considerando le condizioni di acque limpide e mare calmo. Ma riprendiamo l'azione di pesca tenendo continuamente alimentata con alcune fiondate di bigattini la zona di pesca. È importante sostituire con molta frequenza i bigattini, poiché questi, immersi nell'acqua marina, tendono a morire. Dopo qualche lancio a vuoto, finalmente un'altra abboccata. Nando ferra prontamente ed è costretto a cedere con l'antiritorno del mulinello almeno 20 metri di filo per l'improvvisa reazione del pesce. Dopo un breve combattimento, però, il pesce in superficie. Si tratta di una spigola che, come quasi tutti i predatori, dopo la sfuriata iniziale, ha quasi esaurito completamente le sue energie e si lascia guidare lentamente verso il capiente guadino. È un esemplare di circa 400 grammi, una specie presente in buona quantità sull'isola, sia lungo le scogliere che nei porti. Nando ci mostra un innesco con tre bigattini. Ancora qualche fiondata di larve, e a questo proposito non dimentichiamo di avere sempre con noi un elastico o una fionda di scorta, e la pesca continua. Al
con i brevi richiami del galleggiante che fanno assumere all'esca un andamento fluttuante nella corrente e dopo pochi attimi giunge puntuale un'altra boccata. Questa volta la reazione del pesce è completamente diversa. Questo, infatti, cerca continuamente di andare verso il fondo, nella disperata ricerca di una tana dove potrebbe spezzare facilmente il sottile monofilo. E solo grazie alla canna di 7 metri, Nando riesce a contrastare tutte le sue iniziative. Anche una volta a galla, questa splendida orata dimostra di non aver ancora esaurito le sue energie e non vuole saperne di avvicinarsi alla scogliera e entrare nel guadino. Osserviamo la colorazione di questo infaticabile combattente. Ultima preda di una giornata che non vorremmo mai avesse fine. Come avete potuto vedere, le specie catturate sono abitualmente presenti in tutti i mari che circondano la nostra penisola e le tecniche di pesca di cui abbiamo trattato sono molto semplici. Tuttavia, non sempre le prime uscite daranno i risultati sperati e solo la costanza e l'impegno di aggiungere qualcosa di vostro a quanto detto verranno alla fine premiati. Non dimenticate, nel modo più assoluto, di rispettare il mare, dal quale vi aspettate di essere ripagati per i vostri sforzi. Liberate con cura i pesci piccoli, un domani potranno regalarvi le soddisfazioni che vi attendete dalla pesca da riva.